Thomas! Che c'è? Questa notte al porto è successo un macello. Porca miseria, si sono scannati come cani. Hanno preso il gobbo. Il gobbo è un uomo del Marsigliese, no? Sì, e prima di morire ha detto che il Marsigliese si trova in Italia. Solo Annabella le può offrire una gamma così varia di pellicce in tutte le taglie. Vuol provarla, per favore, signorina? Certo. Mi piace, la prendo. Che sacrifici a correre appresso dalla mattina alla sera a quei delinquenti alla mia età. Diceva? No, dicevo che forse stasera non mangio alla mensa. Allora, se proprio fa piacere, sempre che non manchino agli altri, si intende? Me lo può lasciare un bel piatto di fagioli? Ma senza gotiche, perché so pesanti, solo fagioli. E gotiche me le mangio a parte. Questo. Me ne piacciono davvero le favole. Adesso sto leggendone una dove la principessa viene trucidata dal bandito. Ma allora non è una favola, quello è un racconto dell'orrore. E già. E che succede al bandito? Non lo so. Ancora non ho finito. Quanto è? 1200, signore. Daretta uno che ne capisce, Petrosino. Se non ci mettono grinta, nemmeno la finale fanno. Oggi il calcio moderno è tutta un'altra cosa. Sì. Dico bene, dottore? Certo, come no, ma guarda la strada che forse è meglio. Ecco. Oh, guarda, stanno facendo un film. Attento! Porca puttana! Oh, non basta il traffico, pure il cinema ci rompe le palle. Coglione, non è questa! La valigia! Dammi la valigia! Via, via!
Prendila con calma. Sì, ma quando c'è di mezzo uno sbirro è un bel casino. È vero, e meno male che gli dà bene. Sì, ma sempre casino, eh. Non vedi di sorti. C'hai ragione, Granio. Sono proprio tanti. Gira a sinistra. Adesso a destra. Bene. Tutte le auto della zona portarsi a Piazza Castello. Rapina o trasporto bancario. Si tratta di quattro individui fuggiti su un Alfa Romeo 1750 blu targata Pavia in direzione di via Cairoli. Attenzione, sono armati. Un'ambulanza conduttore subito a Piazza Castello. Fa conto d'andare in palestra, va tranquillo. Va bene. Ma mani via così, da solo. E c'ha ragione Beppe, se quello sa squaglia con tutta la grana. Non lo farà, è morto un poliziotto. Male come trucco, commissario? Certo che di fantasia ne hanno. Magari hanno creduto che fosse tutta scena fino al momento dell'urto. Poi era tardi. Chi è? È Perilli, della sezione scorta valori. E il bottino quanto ammonta? Non so, fare sui 200, 220 milioni in contanti, almeno secondo quelli della cosa, della banca, là, della... Ma Lavagni, ma che sei diventato balbuziente da un momento all'altro? No, ma queste cose fanno un certo effetto, eh. No, i rapinatori sono andati a colpo sicuro. E sul furgone c'era anche un'altra borsa con dentro carte, cambiali, roba, cose, cambiali. Quella non l'hanno toccata. E poi cosa? E poi c'era Velli. Salve, Ravelli. Chi glieli fornisce i radar? Ah, nome lungo, eh? Roba militare. Probabile che a sparare sia stato uno solo. A raffica. Di questa faccenda. Le dispiace? Tanto non potrei impedirglielo. Comunque, tecnicamente riguarda solo la mia squadra omicidi. Chiaro? Ravelli? Non mi combini altri casini, eh? Ho già abbastanza guai per conto mio. E si ricordi che senza l'autorizzazione non può ficcarci il naso anche se ha la patacca dell'Inter. E allora? E allora niente. Ma non mi perda come amico, visto che se ne ritrova pochini. Non lo vuole il bossolo? Ce l'ho, grazie. Sempre con quell'idea fissa in testa. Eh. Io francamente farei di tutto, qualunque cosa per poterla aiutare. Ma che si può fare? Quando uno non c'è più, non c'è più. Ormai sono 5 anni, la vita continua. Beh, diamoci da fare, Lavagni. Sì, signore. Voglio tutti i rilievi. Numero dei bossoli, distanza dal cadavere e tutto, mi raccomando, Lavagni. Sì, tranquillo. Aspetta, passo a riprenderti, Sì, tranquillo. Mm.
commissario. No, non ho tempo adesso, Barsotti. Per la tua licenza ne parliamo il mese prossimo. Il dottor Speroni. Era lui di turno stamattina. È su nel suo ufficio, commissario. E ci mancava pure il sostituto procuratore neonato, ci mancava. Commissario. Che c'è? Ha telefonato il dottor Ravelli, ha dettato questo. Mica perde tempo, eh? Beh, lui sa com'è, è così. È la lista delle quattro società che hanno denunciato un furto di materiale cinematografico negli ultimi due mesi. Però. Andiamo, Lavagni. Ecco. Prego. Sorpresa! Abbiamo fatto presto, eh? Che te la dieci? No, ma bionda, che il consiglio d'amministrazione aspetta. Te l'avevo detto di regalarmi una macchina più veloce, Micio. Quella che ho non ce la fa più. Tutto liscio, Che Guevara. Tutto liscio. Contamo. Finalmente. Vedrete che non ho sbagliato di una lira. Soltanto una volta al mese mandano quella somma all'agenzia 15. Meglio gli sordi che la fregna, Cranio? Cretino. Guarda che al mondo non esiste soltanto il sesso. Ma con i soldi ci sono anche le femmine. Quanti? Duecentodieci testoni e 130 defrattaglie. Che spettacolo, soci. E che profumo. Quando Stalin ha svaligiato un furgone postale, si è fatto 300.000 rubli. Almeno 600 milioni di oggi. Ah, sì? Sì, a Tiflis, in Georgia. Me coglioni. Esattamente il 12 giugno 1907. Ah. E ora che facciamo? Ci mettiamo a parlare di politica? Ma parliamo di donne, che è meglio, va. Sì, Micio, dai, raccontagli di quella svedese che in treno ti toccava sotto i pantaloni e tu... Vai a fare un caffè. Oh, c'hai proprio una brutta tosse. E sta zitto, allora che si fa? Allora si sta qui, buoni fermi, fino a che non si sgonfia. E perché? Che paura c'è? Qui chi ci trova? Alla fin dei conti sto tunisino e ci aspetta, sì o no? E allora? Mi debbo fare la crociera finalmente col denaro. Beh, intanto famoli mucchi. Così poi se butta male ognuno per cazzi sua. Ma coi soldi. Non fatemi pentire d'aver dovuto lavorare con dei dilettanti. Ma io sarò un dilettante. Ma l'incasso del cinema Serbia, l'altro anno, a Lubiana, mo so sugato da solo, moso. E per questo mi chiamano Serbia. Sono 212 milioni. I 12 fuori giro spettano la Cranio. E perché? Una domanda stronza. Proprio così. Io ero l'impiegato di banca. Io vi ho passato l'informazione. E se non fosse stato per me, voi altri non ci avreste neanche i soldi spiccioli per un caffè. Dei 200 milioni, 5 parti. Conta anche Marta. De modo che tu e la bionda fate coppia a 80. Mi chiamo Marta. Marta Hayward. E facciamo coppia a 80. Oh, se non sbaglio si era stabilito che... Ho stabilito io e basta. Non voglio più sentire coglionate. Calma, marsigliese, ma che facciamo? Ci mettiamo a bisticciare fra di noi. E ci mancherebbe pure questo. Peppe c'ha ragione. Prima si fanno i mucchi. E poi se va male ognuno se ne va per conto suo. 5 parti. 40 milioni a testa. Ravelli? Ma non è il commissario trasferito subito dopo l'uccisione dei fratelli Carradori? Sì, proprio lui. Brutto giorno quello. Dopo lo hanno spedito all'estero, alla sezione italiana dell'Interpol, ma è rimasto esattamente quello che era. È un gran bravo ragazzo. Un gran bastardo, vorrai dire. Ti ricordi il caso Mahler? E come no? C'ero pure io.
Il fatto è che Ravelli consegna la merce direttamente all'obitorio. Non fa certo onore alla polizia. Non tutti però hanno un intuito come il suo. Non è questione di intuito, è consapevolezza dei propri doveri. Un buon poliziotto non va in giro vestito come uno straccione senza alcun senso della disciplina. Beh, vede, dottore, forse lei ha ragione, Ravelli se ne frega un po' della forma. Però almeno, se non altro, è uno che non perde tempo a scaldare le poltrone. Non voglio quel tipo fra i piedi. Beh, glielo dica lei se ci riesce. Brigadiere, l'Interpol non è interessata a questa rapina e quindi Ravelli non ha alcun potere ufficiale. Ma che potere ufficiale? Potere ufficiale, sì. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che quando a uno gli hanno ammazzato la moglie... Come? Sì, fu a Marsiglia, circa 5 anni fa. Dei rapinatori in fuga. Pare che chi ha fatto il colpo oggi sappia molte cose sul fattaccio di Marsiglia. Povera donna. Erano sposati soltanto da un anno. Questo non lo sapevo. Tante cose lei non sa. Brigadiere! No, dicevo che tante cose non si sanno, ecco. E poi magari quando uno le viene a sapere dice, se l'avessi saputo prima. Brave così, Ornella, dai, su, più vicine, ragazzi, più vicine, scatta, bravo, bene, coraggio, avanti, oh, bravo, bene, bene, così, brave, adesso basta, adesso Olga sul divano, Ornella di fronte e Giletta di fianco, no, meglio Olga di fianco, scatta Gaetano, però più entusiasmo, ragazzi, più entusiasmo, oh, no, non ci siamo, ma no, ragazzi, qui finiamo tutti, in galera, Buongiorno. Ma lei, chi l'ha fatta entrare, eh? Fuori, altrimenti chiamo la polizia, eh? È già qui, non ce n'è bisogno. Non capisco. Fa niente. Ma cosa vuole? Io sono perfettamente in regola. Lo so, ma è che sono le regole che non sono in regola, capito? Senta, questa è la Virgo Film, vero? Sì, signore, una società regolarmente costituita, iscritta alla Camera di Commercio con l'autorizzazione del Tribunale, è tutto in regola. Senta, ma voi avete denunciato il furto di una macchina da pressa o mi sbaglio? Certo, signore. Ma adesso capisco! Venga, commissario, venga in ufficio! È vero, mi è sparita una macchina nuova di zecca! Deve essere stato Berlotti perché è sparito anche lui! Voleva diventare mio socio, si immagini, un napoletano! Prego, si accomodi. A me poi sa, non piacciono i napoletani, dunque. Allora, ricapitoliamo. È sparito Berlotti? Sì. Non le piacciono i napoletani? E poi? Per domani sarà bene che mi diciate qualcosina di più. Sul genitivo sassone. E sarà anche bene che ripassiate la quinta lezione, imparando almeno una decina di vocaboli. Capito? Sì, signora. Capito. Ci credo poco. Credo che riuscirete ad essere bestie in due lingue. Bestie poliglotte, però. Dobbiamo preparare anche il dettato, signorina. Certo. Se non ti stanchi troppo le meningi a masticare gomma. Arrivederci. Buona vagna. 3.000 lire l'ora. Neanche caro. Sì, ma io a lezione non ci vengo. Che ci fa da queste parti? Niente, passavo e così. C'è il capo? Il capo? Siete anche voi nell'Interpol, Lavagna. Ehi, magari. Prego. Grazie. No, il fatto è che tra 8 mesi, 3 giorni e 11 ore non farò più manco parte della polizia, signorina Bella. In pensione. Ah. È già importante esserci arrivati. In quanto al dottore, poi per me è rimasto sempre il capo.
Sempre per me e per tutti quelli della volante. Un vermouth, brigadiere? Ah, io bevo sempre in servizio. Perché è in servizio adesso? Beh, in un certo senso. Certo, mi sarebbe piaciuto. No, vedi, ho pensato, per via della rapina al credito, sa? Ho pensato che forse sarebbe stato meglio fare quattro chiacchiere con il capo. Ho pensato. Mio cognato si occupa personalmente della rapina. No, è un problema nostro, della centrale. E è che, vede, signorina, quando sono arrivato sul posto, il capo, suo cognato, volevo dire, era già lì. Sì, e allora se non lo perdo di vista... No, Ravelli sa dove deve mettere i piedi, ma se io gli sto al pelo fa comodo anche a me. Ma perché non cerca di andare tranquillamente in pensione? Poi in fondo non le mancano altro che 8 mesi, no? 3 giorni e 11 ore. Comunque è sempre meglio andarci da maresciallo in pensione, no? Sì. E se io sto alle spalle del capo, magari gliele guardo. E lui ha bisogno di qualcuno che gli guarda le spalle. Ne ha bisogno, sì. Un amico non guasta mai. Sì. Buona fortuna. Grazie. Maresciallo. Saluto. Ma perché non la smetti di fumare? Lo sai che ti fa male. Come vanno i pensionanti? Bene. Se non gli verrà la strizza. Gente loppia, eh? Quando tutto sarà finito, tirerò un respiro di sollievo. Sei sicuro del tunisino? Si è detto che aspetta. Aspetta. E di Cranio, ti fidi? Non mi fido di nessuno. Rino però è in gamba, legge tutti quei libroni. Mi piace. E poi è così intelligente. Non sarai mica geloso, di un po'. Mi ha detto che con quei soldi è in testa di farci non so che canchero di giornale. Roba politica. Oh, allora è un idiota. I soldi bisogna goderseli. E noi ce li godremo, vero Marsigliese? Lo spero. Sei preoccupato per il poliziotto? Quando ne cancelli uno, la polizia ha subito la febbre a 40. E diventa rabbiosa. Credi che sia meglio anticipare la mia partenza, allora? Forse. Tu tieni pronta? Hai le chiavi dello chalet? Sì. Sei sicuro di farcela? Sai, mi preoccupano Peppe e Serbia. Tu non muoverti dallo chalet per nessun motivo. E sta sempre attaccata al telefono. Capito? Sì. Oh, Micio, non vedo l'ora che finisca tutto. Io voglio investire tutti i miei soldi, ho tanti progetti. Voglio diventare una grande attrice, fare un film. Chissà quanto costa fare un film. Oh, ma non importa, perché noi ce ne andremo via tanto lontano da qui, vero? Non c'è mai niente di lontano. Dai, vestiti e rimedi i giornali della sera. Ma, brigadiere, ma cosa fa questo? Mi arresta, ma nemmeno più Ramino si può giocare. Ma chi l'ha detto che non si può giocare? Certo che si può giocare. Domani ti mando le carte in cella. Vai, Lisca, vai, vai. Allora? Brigadiere, gli altri tutti a posto. Bonanni ha preso Lisca e questo l'ho preso io. Io prendo un caffè e vengo subito. Come si chiama? C'è scritto là sopra, non sa leggere? No, non sappiamo leggere. E non lo sai che noi della polizia, se non siamo analfabeti, ci scartano? Cammina, cammina. Ehi, che pianta, vabbè! Tocca, sai, mo tocca tua sorella! Sai che sono figlio unico! Piano, giù le mani. Questo è il tuo. E questo è il proiettile che ha ucciso Perilli. Vorrei la foto. Aspetta. Ora te ne faccio una copia. Ma mi raccomando, io non ti ho visto mettertela in tasca. Direi che l'hai persa. Se ne perdono tante di cose. L'importante è tenere la testa bene avvitata sul collo.
È quella che non ti devi perdere. Tieni, sviluppa e stampa questa foto. L'MS3 spara solo calibro 45. Infatti. Eccola. La conosci, no? Ti ha ammazzato Perilli e ha sparato con una di queste. Io penso di sì. Con un'arma così hanno ammazzato mia moglie. La foto è pronta. Sei sicuro che è la stessa arma, sì? Beh, sono 8 anni che lavoro qui al laboratorio della scientifica. Al 90% ne sono sicuro. Ho capito. Senti, Ravelli. Dimmi. Mi raccomando di non dire niente a Calò, sennò quello mi mangia. Secondo me tu hai ragione. Il proiettile che ha ucciso tua moglie è questo. Sono usciti dalla stessa arma. Vero? Oh, guarda, Micio, guarda, titoli grossi così. Rapina? Oh, me non mi nominano neanche. E te pareva. Come qua a volta dalla spaccata a cola di Rienzo. Invece dei 100 milioni erano due dozzine d'orologi. Te ricordi, se? Ah, come? Mi ricordo. Mi ricordo, sì. Rino. Che fai? Telefono. A chi? Giù al gruppo. Deve sembrare tutto normale, no? Ma quale gruppo? Il mio. Sarebbe difficile spiegartelo. E perché? Che siamo, deficienti? Tu provaci. E magari lui capisce. Dovevo andare a una riunione stasera. Se quelli non mi sentono, chissà che immaginano. Io adesso li chiamo. Così stanno tranquilli. Ma che sei matto? Metti giù il telefono. Questo ce lo fa carcere a tutti. Lascia stare il telefono, ragazzo. Senti a cranio. Tanto il gruppo non si preoccupa. Oh, tocca un'altra volta quel coso che te lo faccio piccolo, ermazzo. Piantatela. Nessuno telefona, nessuno si muove. Non fatemelo ripetere 2 volte. Voglio la mia parte. Io ho finito. Ma che dici? Se ti serve un autista, sai dove trovarmi. La tariffa è sempre la stessa. Quello che segna il tassametro diviso il numero dei viaggiatori. Oh, si è spaccata la testa. Rino, Rino, rispondi. Ti prego, Rino, Rino. Da adesso nessuno apre più bocca. O ci sarà un altro morto. Ma stavolta ammazzo io. Oh, Micio, che facciamo adesso? Si cambia programma. Ciao, amore. Buonanotte, zia Fede. Sì? È lui, non ci sono più dubbi. Thomas. Io ho un po' paura, ma di quello che ti morde dentro. Dovresti dimenticare, sai. Tutti dovremmo dimenticare. Se è vero che 5 anni fa ha combinato il colpo alla banca di Marsiglia, è lo stesso che ha organizzato la rapina di stamattina. Perché è la stessa arma? È la stessa mano. A Marsiglia hanno usato un furgone mortuario
e qui uno attrezzato per le riprese cinematografiche. Thomas, sono 5 anni. Tante notti quante ce ne sono in 5 anni che guardi quelle fotografie. Per me è come se fosse ieri. Devo prenderlo. Sì, forse così ritroverai la pace. Lo capisco. Andrea ha bisogno di te. Ha bisogno di un padre. Lo so. E non ti ringrazierò mai abbastanza. Lascia perdere. Quello è compito mio. Ma non ti fidare che io me ne approfitto, sai. A proposito, come te la passi dopo che hai lasciato la scuola? Oh, me la cavo benissimo. La mattina la pellicceria. Il pomeriggio le lezioni private. Sono ricchissima. Oggi è venuto qui Lavagni. Che cosa voleva? Non ha detto molto. Ma deve aver ricevuto l'ordine di starti alle costole. L'ho capito perfettamente. Sì? E Lavagni, in un appartamento di via Monza 10 c'è uno strano movimento. Ci vada subito, io arrivo con Calò. Capito? Devo andare. Chi era? Un amico. Buonasera, fratelli. Di chi è questa casa? Ho detto, di chi cazzo è questa casa? Ma che ti frega? Mia, tua, nostra, del popolo. Ho capito. E senti un po', l'affitto lo paghiamo in cooperativa o c'è qualche stronzone che paga per noi? Eh? Paga quel fascista di mio padre. Ah, allora siamo a posto. Vuoi un'aspirata? Tra la droga indiana e la droga scozzese preferisco questa, così non ho grane con la legge. Ma che ti frega della legge? Invece mi frega sì. Hai capito che vigliacco che sono? E questo chi è? Questo è il James Bond dei poveri. Fratelli, non vi sembra di sentire delle sirene? Fichissimo, le sento, è vero. Ed è vero sì, perché le sento anch'io. E quando le sento io, vuol dire che sono cazzi amari, perché sono sirene crudelissime che stanno venendo proprio qua. Ma noi
Ma voi è meglio che lasciate stare, ragazzi. Lasciate stare, tanto non sono venuto per voi. Non mi interessate. Datemi tutta quella robaccia puzzolente. A posto? Ecco, a posto. Ravelli, lei è qui? No. E questi chi sono? Questi sono dei giovani scienziati, commissario. Andiamo, Ravelli, per favore! Commissario, abbassi la voce. Non c'è bisogno di gridare qua. Sono solo studiosi che cercano di dimostrare alla società che l'alcol fa male. E ci sono riusciti. Le vede le facce? Sono tutti rincoglioniti. Alla sua salute, commissario. È tutto chiaro? Sì. Ripeti. Allora, io prendo una macchina a noleggio e mi sistemo nello chalet. E non fai niente. E non faccio niente. Marta, Marta Hayworth, guarda, che i soldi sono pure i nostri. Noi ti raggiungiamo tra un paio di giorni, va bene? Mm. Ciao, ciao, micione. Aspetta. Ora bisogna recuperare il biglietto che ha lasciato a casa del ragazzo. Merda. E che ne sapevo che finiva così? Non lo trovavo mai e io ho scritto un biglietto. Com'era il biglietto? Era su un conto da trattoria lì, al grappolo d'oro. Gli ho scritto di trovarsi la sera al biliardo, serviva una macchina. Come la facevamo la rapina? Col monopattino. E come lo ritrovamo, mo, il biglietto? Ci sarà su me? I soldi risolvono tutto. O quasi. Proprio così. Fratelli, la vestizione. Papà, sai dove mi porta oggi zia Fede? Vediamo un po'. Allo zoo. Allo zoo, alla mia età. Beh, scusa, Dove lo porti? A vedere uno di quei film tutto sesso e violenza. Su, scendo, Caetano. Ciao, papà. Ciao, Ciccio. Ciao. Thomas? Dimmi. Verrai a colazione oggi? Ma non so, ma ti telefono. Mi raccomando. Perché? Così. E telefona più spesso che puoi. Non mi far stare in pensiero, ti prego. Ok. Ciao. Ciao. Salve, capo. Che fai qui? Ho deciso di frequentare le elementari. No, il commissario mi ha detto stai a ruota di Ravelli e io obbedisco. Mi ha messo a disposizione anche una macchina, si figuri. Senti, risparmia un po' la benzina allo stato e vieni su, va. E dove andiamo? Che ti frega. Vabbè. Mi hanno detto che voi dell'Interpol fate viaggi magnifici, non so, tipo Los Angeles, Hong Kong, Senti, oggi è giovedì, no? Sì. Ci sono le corse. Andiamo. Leonardi. E se il commissario si incazza? No, perché la rapina al credito è piatto suo. E lascialo che si incazza, tanto io le metto nel piatto le palle di Mario Berlotti, detto Cranio. E chi è? Credo che sia il tipetto che ha prelevato la macchina da presa per la messa in scena. Ex usciere al credito. Ti basta? Accidenti se basta. Leonardo! Dottore, chi si rivede? Che è tornato a lavorare in Italia? Chi era il centauro? Chi, Righetti? Nessuno. Lui invece era un bel drago prima dell'incidente, sai? Tempi passati, dottore. Ora rico dritto. Faccio il rappresentante. E il brigadiere, lo può dire? Della birra Peroni. Senti, chi è il meglio del volante oggi qui su piazza? E che ne so? So fare il giro. Non mi deve credere, dottore. Senti, Leonardi, ma tua moglie va ancora a lavorare all'idroscalo? E se quelli del buon costume te la bottegano per 6 mesi, un anno, tu che fai, eh?
Con quella gamba che te ritrovi nemmeno il palo puoi far più. Ma che volete da me? Beh, io ti dico un po' di nomi e tu mi dici se lasci o raddoppi, va bene? Permetti? Oh, piano piano, fa che ce li dici tutti assieme i nomi. Vediamo se mi ricordo io, va. Toselli, Marino. No, Marino troppo vecchio. Gian Antoni, Fogliana, Mastro Stefano. Fogliana, Mastro Stefano. E chi conosce? Gian Antoni sì, c'è un po' di movimento, ma è roba di poco. Dottor, per me questi guarapina del credito non c'entrano per niente. Magari quelli sono forestieri o addirittura stranieri. Delle nuove leve, che mi dici? E chi vede? Caro Leonardi, sai che ti dico? Che mi stai rompendo il cazzo. E se fra un minuto non hai cantato tutta la romanza, vedi questo. Chiamo Gervasi della Buon Costume. Quello, se commissario, lo deve a me. E t'assicuro che prima di sera tua moglie ha chiuso baracca. Fuma. Allora? Ce ne sono due. No, anzi, tre. Uno lo chiamano Zorro. Un altro è Dario Crosta Rosa. E uno lo chiamano il filosofo. È uno nuovo, non lo conosco. Il filosofo. E che magari è pure amico di un certo Berlotti. Che chiamano Cranio. Può essere. Hai capito, Watson? Può essere. Può essere sì. Scusi, signora, lei è la madre di Rino Micheli? Sì, sono io. Cosa vuole? Dovrei parlarle, signora. Posso entrare? Buongiorno. Buongiorno. Ma lei conosce mio figlio? Sì, da tempo. Anche se le pare strano, dato l'abito che indosso. Mi dica. Si tratta di una cosa delicata. Prego, si accomodi. Mi scusi, signora, vede, io volevo chiederle se è venuto qualcuno a cercare di Rino. La polizia, magari. No, non in questi giorni. Qualcuno della polizia politica è venuto. Ma sei mesi fa, quando è arrivato in Italia quel tale, quel presidente. Ah, sì, ho capito. La politica, la politica. E dove si trova adesso Rino? È in città? Mi ha detto che sarebbe andato per qualche giorno a Firenze. Sa come sono i giovani, ha la sua ragazza. Ah, ecco, meglio così. Senta, signora, io volevo dirle una cosa. Faccia sparire tutto quello che c'è in giro. Appunti, manifestini. Ma che è successo? Ha fatto qualcosa mio figlio? Dopo gli incidenti all'università mi aveva promesso di non... Niente, signora, stia tranquilla. Ma è meglio non lasciare niente in giro, mai niente. Speriamo che l'abbia trovato, sto biglietto. Eccolo. Se non si trova sto biglietto, siamo rovinati, siamo...
Visto che c'avevo ragione? La gamba sarà di legno, ma la testa no. Ma questi sono soldi. Quanti sono? Guarda, saranno... Saranno. Saranno sì e no 5 milioni. 5 milioni. E che so, aperitivo. Basta far funzionare il cervello e arriva anche il pranzo. Ma Rino... Ho mai dato fregatura a tuo figlio? No. E allora? Chi l'ha levato dai guai per quella storia delle bombe Molotov all'ambasciata? Ma che ha fatto adesso? Niente, ha tenuto osserva dei dritti. E chi si immaginava di rivedere Marsigliese? Con Ravelli su piazza, i milioni non contano. Chi li piglia, se li viene. Ma che intenzioni hai? Belle, buone e che fruttano. L'idea mi è venuta stamattina, dopo aver parlato con due che mi credono stronzo. 5 milioni. È l'aperitivo. Da retta a me, non mi sbaglio. Pronto? Sono Leonardi. Passami Berto. A tuo figlio non succede niente. So quell'altri che devono mollare la fetta. Pronto, chi è? Ah, Leonardi. È un sacco che non ci vediamo. No, non faccio niente per il momento. Ti va di fare un po' di soldi? Come no? A me va sempre di fare grana. Dimmi tu. Sì. Sì. Ho capito. Dov'è il pacco da recuperare? Non ti preoccupare. Sta tranquillo. E se fosse stata una stronzata? Che cosa? Dagli il grana, vecchio. Se quella svenne, qualcuno si domanda da dove è il mucchio. Sta tranquillo, caro. Soldi ce ne sono d'avanzo. Mo c'è pure una fetta in più da spartire tra di noi. Se Rino è morto, non è mica colpa nostra, no? Non vi pare? Un posto di blocco. Non perdiamo la calma. Tu non aprire bocca. Vabbè, vabbè. Lascia parlare il capo. Va bene. Buongiorno, documenti, prego. Saccomo. Buongiorno. Scusi, eccellenza, documenti, per favore. Basis das. No, non fa niente, vada pure. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Da prete funzionano sempre, chissà perché. Perché? Perché sono tutti figli dei cardinali. Noi invece siamo tutti figli Androcchio. I primi 60 chilometri sono omaggio della ditta. Gli altri li consideri a 45 lire al chilometro. L'assicurazione ce l'ho fatta settimanale, così risparmia. Grazie, prego. Risparmiare non fa mai male. Stia attenta, la frizione è delicata. C'è anche la frizione, è vero? Buon viaggio, signore. Grazie. Sono subito da lei. Ah, quando vedi questa grazia di Dio... Tutta questa grazia di Dio... non bisogna mai perderla d'occhio. Tu, chi è Teresa?
Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, Calò, novità? Novità. Facciamo retate su retate, ma tiriamo su solamente pesci piccoli. La verità è che non sappiamo più dove sbattere la testa. E Ravelli? Continua a ficcare il naso nelle indagini? Sì, ma gli ho messo le costole e lavagne. Ma come è capitato in città? Ha il figlio qui. E poi si sta occupando per conto dell'Interpol su un traffico di valuta. Non potrei mandarlo via nemmeno se volessi. Mi scusi, eh. Commissario Calò, dimmi. Non muoverti. Vengo subito, eh. Che succede? Tra 10 minuti stanno qui. Allora, secondo te, hanno letto i giornali e il ragazzo per l'emozione è caduto e ci è rimasto secco. Gli altri hanno tagliato la corda per paura. Dico bene, Leonardi? No, vede, dottore, io quella Marta la conoscevo. Sapevo che abitava qui. Volevo solo parlargli per rendermi utile dopo. Per collegare Rino con Berlotti, quello che chiamano Cranio. E io ti collego a una rapina a mano armata e con 2 morti. Leonardi, chi è il marsigliese? Non lo so. Forse è l'amico di Marta. E poi voglio l'avvocato. Leoagni vuole l'avvocato. E come no? È nel suo diritto. Certo. Certo che è nel suo diritto. Però prima io vorrei che facesse il bravo ragazzo. Leonardi. Dai, su, non fa lo stronzo. Dai, prima parli, meglio è, capito? Dimmi chi è Marsigliese, se no il prossimo interrogatorio lo faremo all'ospedale. Parla e te porto l'avvocato, su. Me potete pure ammazzare. Tanto per me, il Marsigliese resta solo un nome. Presto. Mi dà un pacchetto di Goloise, per favore. Mi scusi, padre. Sto figlio della puttana. E voi state attenti, se no vi ammazzo tutti, vi ammazzo. Ma non ci potevi pensare prima a levarti il bracciavetto. E poi mi pare pure un orecchione. Così, ma... Che ne sapevo io? Ma Serbia, ci hai combinato un bel casino. E tu vai a seguitare, dai! Esci al primo casello. L'ho sempre sognata una così. Perché? Io no? Ora ne fabbricano di leggerissime. Tutte in alluminio. Uè, ma di che cosa parli? Della bicicletta, no? Guarda che telaio. Come manubrio andrebbe bene il mio. Attenzione a tutte le volanti in servizio sull'autostrada. Intercettare e bloccare auto Mercedes nera targa Vaticano con 4 persone a bordo. Attenzione, sono armate e pericolose. In caso di intercettazione, cercare di spingerli su strade secondarie. Intervenire direttamente solo in caso di estrema necessità. Sfonda la barriera! Sfonda!
davvero che un elicottero si possa prestare al primo che passa? Guarda che mi metti nei guai. Senti, mettiamo un po' le cose in chiaro. Mi sbaglio o sei il tenente più giovane a restare? Lo sai benissimo. E so anche un'altra cosa, che sei stato promosso per meriti speciali per il caso... Va bene, va bene. Ho capito. Bravo. Ma il colonnello Bianchi gli prenderà un infarto. Meno male, va. È meglio per te, così diventi prima capitano, su. Esagerato. Marsigliese, non sparare! Dai, capo, cerchiamo di difenderlo all'occhio. Vogliamo vivere tutti per spenderli. No! No, non lo fate! Non lo fate! Marsigliese, non sparate! Per favore! Il momento è fatto. Ce l'abbiamo fatta! Che è successo? Servia! È morto. Ecco lì, pure lui è arrivato al capolinea. Morto! E il piatto diventa più grosso. Fuori.
Non è bravo. Una volta o l'altra tocca a tutti. Auto Lavagni, rispondete. Auto Lavagni. Passo. Qui Lavagni. Non sono ancora riuscito a stabilire la posizione dei fuggitivi. La Mercedes attraversa ora l'abitato di Borgorese, sulla provinciale 62, in direzione est. Bene, ci sono anch'io. Allora tra poco la incrocio. Noi gli stiamo alle calcagna, così ricominciamo a non fermarsi. Agite con cautela. Ecco, sta lasciando ora l'abitato. Ricevuto, chiudo. Dai, vista a tavoletta. Aspetta qui. Un altro. E due. Anche questo non parla di sicuro. Intanto aspettiamo quelli delle stradale. Ma così non li becchiamo più. Li becchiamo, e poi io ne voglio uno solo. E lo voglio vivo. Fai bravo e non succederà niente. A volte si fanno brutti incontri in galleria, ma poi passa. Oh, dove stanno? Ti ha chiesto dove siamo. Siamo sulla strada di Rovigo. Tu abiti da queste parti o sbaglio? Sì. Bene. Allora andiamo a casa. Fa solo strade interne. Prendila con calma. Voi siete dei cowboy? No, siamo dei boy scout. Stiamo proprio a divertirci, stiamo. I cowboy. Dovevo essere un lavoretto facile facile. Sempre c'è l'acqua di rosa. E invece siamo fottuti. Oh, e falla finita, no? Potrei prenderlo a credito e pagarlo un po' per volta con il mio lavoro. C'ho fame. Va a preparare la mangiare, va. Se riesci a fare due piccoli esercizi come me, il nostro Slim, avrai il tuo cavallo. Se non ci riesci, farai da squattero a tutta la compagnia per due mesi, d'accordo? D'accordo. Amici, concedetemi l'onore di presentarvi Moloch, la perla del mio allevamento. Tu hai preparato la trappola, ma chi è che te l'ha ordinato? Parla! Ah, brutta! No. Che trappola? No. Che succede qui? No. Che è successo? Che ha fatto? Accendeva e spegneva la luce. Faceva i segnali, sta fiatena. Ma no, la sella lampada, la fa sempre così, è sicuro. Ecco un altro capo di bestiame che non ci proverà più a scappare. Che ne dite? Lo sai che non mi piacciono i furbi, papà. Io cerco un ranch. Sapete se ce n'è uno da queste parti? Certo. Ma cosa? Tutta gente per bene. Tu ci tieni alla tua santa famiglia, vero papà?
mese. Mi prego! Farò tutto quello che volete, ma lascia perdere. Calma, calma. Non è successo niente. Finora. Eh? Adesso promettete tutti di fare i bravi. Va bene, farò tutto quello che volete. Ma vi prego, lasciate star mia figlia. Per l'amor di Dio, lasciate star la mia bambina. Bravo. Bravo, papà. Oddio, benedetto. Ma non è nulla, Thomas. Solo un normale mal di denti. Non ha una linea di febbre. Gli ho già dato un calmante. È qui che sta giocando. Non è il bimbo che mi preoccupa, Thomas. Lo sai bene. Lavagna è con te. Ti prego, non correre rischi. Promettilo, ti prego. Thomas, pensa ad Andrea. Ed anche a me pensa. Andiamo. Che è successo? Niente. Ma non è meglio che aspettiamo il commissario? Senti, vuoi diventare maresciallo, sì o no? Beh, sì. Allora. Andiamo. Buongiorno. Tu che sei, signor Antonio? Salve. C'è riunione di famiglia. È occupato col notaio. Ah, ma allora sei già deciso a vendere le gerre. Era ora, mi permigliano sempre dito. Meglio vendere prima che costruisca la centrale elettrica. Son furbo, mi! Goda a consegnare sto pacchetto. I sei campioni di sementi, sementi di pompelmo. Sì, perché adesso tutti hai pompelmo in testa. Mi permisso sicuro. Morirò senza aver mai assaggiato due cose. La Coca-Cola e il pompelmo. Non faccio bene. Bravo, sta attaccato al vino. Salve. Salute. Doveva essere una cosa semplice. Un lavoretto facile facile, all'acqua di rose. E invece ci sono stati tre morti. E non rompere i coglioni. E vaffanculo. Gioca. Ciao, Gigi! Buongiorno, signor notaio. Dove vai? Io vado fuori a dare un'occhiata. Gioca. Non lo vedi che ha fatto scopa? E gioca. Al gabinetto. Sì, Marta, tutto bene. Senti, ti raggiungo allo chalet prima di sera. Non ti preoccupare. Sono rimasti solo in due. Sì. No, non sospettano niente. Sarà un lavoro facile. Ah.
No. No, Marsigliese. No. No. No! State fermi, non ve muovete. Marsigliese! Ma che è successo? Ha perso la testa, voleva squagliarsela. Ça va? Alors, domattina si parte. Bene. Alors, come al solito, metà prima, eh? E metà dopo. D'accordo. Quanti siete? Io e la donna. E la prima metà? Domani mattina. Ma non ci doveva essere qualcun altro di più? Già. C'è stato un incidente. Ah. Stradale. No. Certo, bisogna stare attenti sulle strade. Meglio il mare. Meglio non avere incidenti. Salve. Voi. Posso preparare il caffè? Sì, fallo forte. A me mi piace forte. L'ha ucciso. Chi? Il marsigliese? Chissà dove sta quello, i mortacci sua. Senti, vieni qua. E poi, che te frega a te del marsigliese? E cerca di essere carina. Vieni qua! Dove vai? Io l'ammazzo a tutti! Tesoro mio, cosa ti hai fatto? Cosa? Oh, bambina mia! Senti. È sempre della stessa arma. Non può essere lontano. E già. Thank you.
Dov'è il telefono? È lì. Verrà, vedrai. Ma certo che verrà. E quando sarà qui? Prum! Vedremo. Mister. Da Tunisi. Da Tunisi, eh? Ho capito. Senta, come mai una barca straniera non si è fermata sulla costa ed è venuta fino qui? Ma hanno risalito il fiume con la piena di 15 giorni fa e poi si sono fermati per riparazioni. Di che tipo? Alla radio. Infatti aspettano i pezzi di ricambio. Comandante, ha notato qualcosa di strano? No, perché? Così. Quanti uomini ha a bordo? Due. Allora, per lei è una barca del tutto normale. Come tante altre, insomma. Sì, ma ispettore, guardi che non c'è niente di anormale. Molte barche, anche straniere, preferiscono risalire un po' nell'interno. La stessa Misara è la seconda volta che ormeggia qui. Dopotutto, questo è un porticciolo tranquillo. Ma non credo che lo sarà per molto. Ma che fai? Non lo vedi? Mi faccio bella. Ti sbagli, bionda. Non sei invitata a nessuna festa. Si tratterà di un incontro d'affari. No, 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 no. Per Marta è sempre una festa. Ti piaccio? Certo che mi piaci. E se tu non fossi la donna del Marsigliese? Vuoi ucciderlo? Perché non te ne vai con i soldi? Hai paura? Io non ho paura di niente e di nessuno, e tantomeno del tuo Marsigliese. Prendi la valigia, sbrigati.
Ce l'hai fatta, poliziotto. È lì che ti sbagli. Non sono più un poliziotto.